il nome di questo movimento artistico e letterario italiano del XX secolo si deve allo scrittore Filippo Tommaso Marinetti, suo fondatore, che ne espresse il programma e l'ideologia, che consistevano nell'esaltazione del futuro e dei nuovi miti della società moderna, ossia la macchina, la velocità e il dinamismo. Il futurismo nacque ufficialmente a Parigi con la pubblicazione del 20 febbraio del 1909 del Manifesto del Futurismo sul giornale Le Figaro. L'orientamento concettuale del movimento fu poi definito in Italia attraverso una vasta produzione di manifesti che riguardano non solo il campo delle arti figurative, della letteratura, del cinema e della musica, ma anche di intenzioni politiche molto chiare. Ricordiamo il Manifesto Tecnico dei Pittori Futuristi del 1910, firmato da Boccioni, Balla, Carrà, Severini e Russolo, il Manifesto Tecnico della Scultura Futurista del 1912, firmato da Boccioni, e quello dell'Architettura Futurista del 1914, firmato dal noto architetto Sant'Elia. Per quanto riguarda l'ambito politico, ricordiamo il manifesto contro Venezia passatista del 1909 di Marinetti e sempre di Marinetti il manifesto del Partito Futurista del 1920. Come detto, il movimento futurista si sviluppò e si consolidò attraverso i manifesti. Essi furono le basi teoriche e pratiche su cui il movimento unì le varie discipline sociali e artistiche, attraverso un unico denominatore comune, ossia il futuro, come visione dei nuovi miti della società moderna e ripudio dell'antico, visto come cosa sorpassata. Il futurismo, in poche parole, esaltava la macchina, la velocità, il dinamismo e poi passò ad esaltare anche la guerra. I principali centri di elaborazione e diffusione del futurismo furono Roma e Firenze, ma anche Milano giocò un ruolo fondamentale per l'elaborazione di vari manifesti. Roma ebbe un'importanza determinante per il nascere del movimento, poiché proprio lì, nella bottega del pittore Balla, si gettarono le basi del futurismo. Dal 1904, Balla, superate varie tendenze artistiche, iniziò ad interessarsi a nuovi temi sociali, cercando anche una nuova interpretazione della realtà, che andava superando sia la visione romantica che simbolica. Nacque l'interesse per il documento sociale e la celebrazione di una civiltà urbana e moderna che divenne un elemento determinante della politica futurista. Iniziarono così nella bottega di Balla, frequentata già dal 1904 da Boccioni e Severini, che già formavano il primo nucleo del gruppo futurista, le ricerche per creare un nuovo stile che doveva avere forme sintetiche, astratte, soggettive e dinamiche. Firenze fu importante soprattutto per l'orientamento ideologico del movimento, attraverso numerose riviste come Leonardo, Regno, Hermes, ma soprattutto con la rivista La Voce, che permise al movimento relazioni più dirette con la stampa, e la rivista L'Acerba, che divenne l'organo principale di diffusione del movimento, fondata nel 1913 a Firenze. Comunque, lo sbocciare del futurismo si colloca tra il 1909, con il manifesto di Marinetti, che diede un vero e proprio orientamento, al 1914, anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, per la quale molti esponenti del movimento partirono volontari, perché il futurismo esaltava la guerra come glorificazione, sola igiene del mondo, gridavano, e nella quale molti morirono. La poetica del futurismo coprì un ampio raggio di ricerche, dalle arti plastiche alla letteratura, dalla musica al teatro, dal cinema alla fotografia, e attinse direttamente da ideologie come l'eroismo estetico, l'individualismo esasperato, l'aggressività e la violenza nell'affermare i nuovi valori legati alla società moderna, legati al movimento aggressivo di un mondo arricchito da una nuova bellezza, la velocità. Di qui anche il culto dell'automobile. Ancora, come detto prima, la glorificazione della guerra e così via. Si affermarono nuovi riferimenti teorici come il dinamismo universale, la necessità di dar vita alla materia traducendola nei suoi movimenti, dunque della decomposizione della realtà e del dinamismo non solo applicato al movimento, come nei dipinti di Balla avuto in corsa, ma anche nelle dinamiche interne, come nei dipinti di Boccioni, gli stati d'animo. Si creò un nuovo linguaggio figurativo, innovativo, ma che non era solo estetico, ma anche specchio delle ideologie espresse attraverso le concezioni teoriche racchiuse all'interno dei manifesti, vere e proprie elaborazioni filosofiche e politiche. Il futurismo si diffuse in Italia e anche all'estero. Ricordiamo Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino ed Amsterdam.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, il movimento perse vitalità. Come già accennato sopra, molti dei suoi rappresentanti si arruolarono per la guerra e morirono, tra essi personaggi di spicco come Boccioni e Sant'Elia. Inoltre, le cause furono dettate anche dalle difficoltà del movimento di inserirsi nell'ambiente politico e culturale che precedettero l'ingresso e poi il sorgere del fascismo. Il movimento, che prima era ribelle e maledetto, finì con il tempo per diventare l'arte ufficiale del regime fascista, abbandonando in parte le ricerche iniziali. Ciò accadde per esigenze anche di sopravvivenza. Comunque sia, nel 1924 apparve il manifesto Futurismo e Fascismo, e questo si spiega da sé. Thank you.